C'è 105 mica, metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mica. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Grande Bobone. Ma sai che ti voglio bene. Hai detto bene tu. Ci conosciamo da tanti anni, ci si vuol bene, a volte si lavora insieme, poi sì, non ci si vede, poi io faccio due figlie in due anni sì, e non dormo più e porto le bambine a scuola, sono il loro pupazzo e cambia tutto. Ieri ero con questo regalo della Barbie che l'ascensore non mi stava e cambi i pannolini e niente, si va avanti così. Che bellezza, che bellezza. E sono passati tanti anni, ma va bene perché si fanno un sacco di cose belle. E qualche settimana fa, tra l'altro, abbiamo mandato in onda le vecchie puntate di Bob e Luke per ricordare Gianluca e tu eri alle Maldive, eri lontano forse in quel periodo lì, ti avevo mandato un messaggio ed è stato bello perché grazie a quelle puntate l'abbiamo ricordato ridendo. Poi gli mandiamo un grande bacio dal paradiso, perché lui è in paradiso e quanto ci siamo divertiti, Max. Troppo, troppo. Le risate, le risate. Sì. Un trio spettacolare. E poi devo dire che in quel periodo tu avevi finito di giocare e tu mi dicevi sempre, Max, facciamo qualcosa. Perché quelli che parlano di calcio non capiscono un cazzo. No, tu sempre così. Ma dobbiamo dire le cose vere, no? Mi dicevi. Inventiamo qualcosa. E avevamo giocato alla radio, eccetera. Sì, sì. Oh, guarda quello che hai fatto. Cioè, tu hai cambiato il linguaggio. È una roba più grande di quella che si poteva pensare. E questa Bobo TV... Abbiamo fatto centro, dai. Siamo seguiti... Il linguaggio è cambiato, ci sono anche delle piattaforme che comunque 20 anni fa non c'erano, certo, no? Quindi noi siamo su, certo, Twitch, quindi per i grandi, i grandi fanno fatica a capire cos'è, i giovani ci stanno tutti il giorno, no? Perché è una piattaforma dei gaming, no? Dei, certo, gamers, quindi siamo su Twitch e quando noi facciamo 2-3 volte alla settimana e quando noi andiamo in onda, poi i giorni successivi escono fuori un delirio, notizie. Un delirio. Giorni successivi c'è l'invasione dei giornali, quindi della stampa tradizionale, e poi c'è l'invasione dei contenuti dentro il telefonino. Cioè, qualsiasi cosa tu vai a guardare, Instagram, TikTok, qualsiasi cosa, c'è, sono le puntate tutte praticamente. È un bordello, è un bordello. È incredibile questa cosa. Ora, io sono abbastanza certo che verrà studiata all'università. Sono abbastanza certo che questo momento, il 2020, 21, 22, 23, è un cambio totale di linguaggio. Voi siete i protagonisti di tutto questo ed è pazzesco pensare come quella visione lì sia andata così lontano, no? Sì, poi dopo che noi abbiamo fatto il nostro programma, io sono andato in America, io. Sì, ho sì. Ho vissuto 5 anni e mezzo a Miami che trombavo tutti i giorni. Ero solo, ero singolo. Avevo la Bentley Cabrio, avevo il T-Max. Eri un altro. Cioè, era un altro. Era un altro. C'era un altro dentro di te. Un altro dentro di me. La belva che c'è sempre stata. Poi ho conosciuto Coco, siamo fidanzati, siamo sposati e due bambine, subito. Scusa, una domanda. La Bentley ce l'hai ancora? No, Bentley venduta. Ora c'ho la Jeep. E cosa Jeep. Serve? Ora c'ho la Jeep. La Bentley serve la Cabrio quando sei single. Certo. Che entrano dentro ogni 10 secondi. Facile. Sì. Adesso poi, non serve più. E poi lì ho fatto Bean Sports 5 anni e mezzo, quindi lì ho capito tante cose, come funziona, come funzionano i social, perché comunque ero sempre nella zona social, no? Che volevo capire, volevo imparare. E poi dopo ho messo insieme questa TV con Lele, Antonio e Nicola, e devo dire sono molto molto felice. E poi ora abbiamo fatto il nostro studio televisivo in questa gaming house, che è un'altra delle cose un po' avanti per il mercato italiano, ma estremamente contemporaneo per il mondo fuori. Sì, sì. E ho la sensazione che è un'altra delle cose dove tu arrivi prima, no? Ma è stato Bernardo bravo a convincermi di fare questa società con lui, di giovani e-sports, no? Che giocavano, ma non è tanto giocare. Non bisogna stare 10 ore al giorno sul computer, che non va bene. Mm-hmm. Tanto bisogna studiare. Quindi in questa PLB Gaming House World che abbiamo noi, intanto non è aperto la mattina, quindi i ragazzi non possono venire, non devono far forca, devono andare, okay, a scuola. Okay. Poi se vanno male a scuola non entrano. Okay. E poi i ragazzi che giocheranno
che giocano per la nostra società. Abbiamo fisioterapista, ok, dietologo, psicologo, perché non è solo star lì 10 ore al giorno, è come un settore giovanile, sì, sì, come quando giocavamo, sì, sì. E devi capire quello che vuoi fare, lo devi fare in maniera per bene, devi studiare, non è solo 10 ore coi giochi, devi fare altre cose. Quindi noi ti prepariamo in maniera come abbiamo fatto noi col, sì, settore giovanile, e poi loro andranno a fare la loro carriera. Certo. Io l'anno scorso ho portato un ragazzo che ha vinto il draft all'Inter. Wow. Quindi io giocavo nell'Inter, poi arrivo con la maglia eSports, ieri, sì, portato. E ho portato uno, andato alla Salernitana, uno a Firenze. Quindi queste sono le piccole soddisfazioni. Molto, no? Piccole e grandi soddisfazioni. E intanto poi ci sono anche corsi di computer, facciamo lì tanti corsi. Dove andrò io tra 2-3 settimane a fare un corso di computer. Ci vai? Sì, ci vado, perché devo capire un attimo. Dovrei venire con te io. Come ti ha convinto Bernardo in questa cosa degli eSports? Perché non sono facili neanche, secondo me, da capire. Bravo. Per chi poi l'ha fatto veramente. Tu hai fatto il calciatore vero, non per finta. Non è la nostra generazione, che sono tutti ragazzi 10, 12, 13 anni, no? Allora un giorno mi chiama Bernardo e mi dice: guarda, vogliamo fare una cosa di eSports? Ho detto: guarda, Berna, a me mi hanno già chiamato in 20, io la mia squadra vera non me ne frego un cazzo, non la voglio, non mi interessa a me, non capisco niente, ma non mi interessa proprio, non ho tempo. Se no, ma facciamo una cosa diversa, tipo accademia, settore giovanile, che cresciamo i ragazzi, gli mettiamo i professori con loro, come ho detto prima, nutrizionista, psicologo, no? Massaggiatore, comunque se hanno problemi vanno all'isokinetica a Bologna, mi sa Bologna. Comunque ci sono le strutture per insegnare a questi ragazzi che non bisogna stare solo 10 ore al giorno. Certo. No? Allora io ho detto: dai, vediamoci la Tazza d'Oro a Prato, che è un bar dove vado sempre io. Ci siamo visti là, 2 minuti e mi hanno detto ok. Bello. E dopo 2 anni e mezzo abbiamo aperto la più grande gaming house d'Europa e la più grande, no, la gaming house più innovativa d'Europa. Ed è a Milano, non l'abbiamo detto. A Milano, è a Milano. Abbiamo fatto la presentazione settimana scorsa e settimana prossima apriamo anche al pubblico. Bene, io ti vengo a trovare, appena apre vengo, yes, ti aspetto. Vengo a trovarti. Senti, non, forse non ne abbiamo mai parlato, ma ne ho parlato con più persone. Torno un attimo alla Bobo TV. Voi quattro, no? Che sembrate incastrati perfettamente, messi lì da Spielberg che ha fatto la regia, li ha messi tutti e quattro lì. Ma in realtà come è nata questa cosa qui? Cioè, un po' a caso o tu avevi capito che le personalità erano giuste? Allora, conosco tutte e tre da 20, più di 20 anni, no? Quindi so come sono, so che persone sono. Lele, ne parlavamo prima, per me è il più grande che c'è, è il più grande studioso, sa tutto del calcio, dei giocatori, ma tutto del calcio vuol dire i giocatori più giovani, i giocatori... Sì, sì. Più anziani, dove hanno giocato. Ma sai perché? Perché lui è innamorato del calcio e lui, sì, lui studia, si informa. Cioè lui e Pizzigoni studiano dalla mattina alla sera, sì, sanno tutto, sanno sì, tutto di tutti, no? E poi lui parla bene, ha un bel linguaggio, no? Quindi quando parla spiega bene le cose. Poi c'è Ventola, che ha 45 anni, ma è come se ne avessi 20-21 quando era all'Inter, sempre uguale, va sempre in discoteca fino alle 6 della mattina, sempre ciucco, sempre a trombare il bagno. Va bene. Io non ce la faccio, okay. Ce la faccio. Io non riesco a vedere un film alle 8:30, ma io accendo l'iPad mentre si accende, ma addormento, quindi non vedo niente. E poi c'è Cassano, che come era in campo, è anche la Bobo TV, genio e sregolatezza. Sì. Quindi dici indomabile, ma tutti mi dicono: ma come fai a gestirlo? Attenzione, lui non è gestibile, sì, c'è solo una persona che lo gestisce, che è sua moglie, sì, è l'unica persona. Lui deve essere libero. Poi che vuol dire? A volte dice le cose troppo forte, a volte caga fuori dal vaso, come tutti noi, perché se devi esprimere e prendere una posizione, a volte dici le cose giuste, a volte meno giuste, a volte hai ragione, a volte hai torto, ma sono sempre opinioni. Lui è uno forte e divide, ed è quello che noi vogliamo. Sì, sì, sì. Bisogna, sì, dividere, sennò dopo mezz'ora siamo tutti d'accordo e andiamo tutti a dormire. Invece sì, abbiamo dei quattro caratteri forti, ognuno dice la sua. Io non sono sempre d'accordo con lui o con Lele o con Nick, però fa parte del parlare di calcio, no? Quindi il bello è questo. E noi siamo, diciamo le cose come stanno. Non facciamo giri di parole. Che è quello che tu hai sempre voluto fare. È quello che la gente, no, può sentire. Esatto. No? Anche quando giocavi,
a volte ti intervistavano quando ti facevi intervistare, tante volte non ti facevi intervistare, e a volte qualcuno non capiva, non ti capiva neanche. Io mi ricordo proprio, ma forse l'ho già anche raccontato, che alcuni mi venivano vicino e mi dicevano: ma com'è Bobo? Perché avevano paura che tu fossi un orso. E io dicevo: è la persona più buona del mondo, moriamo da ridere. Ma non lo sapevano ancora. Ora lo sanno da quando sono i social. Sì, ora l'hanno capito vedono tutti. Sì, sì, bravo, bravo. Prima non c'erano i social, quindi se un giornale parlava male di te, loro avevano questa notizia qua. Mm-hmm. È vero. Ora posso ribattere. Tutti i giocatori, tutte le persone del mondo, in qualsiasi lavoro, ambito di lavoro, possono ribattere a qualsiasi cosa, no? Ed è giusto così. Siamo al 50-50. È la rivoluzione, è la rivoluzione, bravo, che c'è stata. Un po' di tempo fa giocavi poco a padel, siamo andati a fare qualche partita, eri un po' agli inizi, e poi ti è piaciuto, Poi gioco quasi tutti i giorni. E poi il mio amico Tommy mi dice sempre che gioca con te, insomma, Tommy. Adesso hai iniziato a giocare seriamente. Ginocchio permettendo... Tieni? Ginocchio così, sempre mille problemi. Però è divertente, divertente. Che giocatore sei? Di forza e poco mobile? Poco mobile? A parte ora ho perso 8 kg, quindi riesco... Aspetta, perso e quanti, quindi quanto stai adesso? Ora sono 98 e mezzo, erano 106 e 2, 106 e 3. Sempre... Ero un bufalo, però sempre grosso, sempre quasi 100 kg, però già meglio. Mi ricordo di una volta che mi hai detto: insomma, oh, sono come la tua radio, 105. Non riuscivo a scendere, Mi ricordo. Ora, mi ricordo. Se voglio giocare a un buon livello, dove meno peso, meglio è. Quindi certo, ancora 3-4 kg. Però è divertente, è un gioco di forza, di sostanza, perché comunque quando giochi con le bravi fai fatica, di tecnica, intelligenza, tattico, un po' di tutto, no? Quindi tutti i giocatori di calcio tutti esauriti, impazziti per questo padel, tutti a litigare, insultare, sì, io sono più forte lui, più forte, niente, tutti esauriti. Perché quella competizione lì che non ti va mai via e viene riversata qua. E stai organizzando dei tornei? Io ho anche l'app Italy Padel Tour Bombir, quindi organizziamo tornei in tutti i centri d'Italia tutti i weekend, che è importante. Quest'anno 8 ragazzi, giocando i nostri tornei, hanno vinto un viaggio in Qatar al mondiale. Ah, sono andati al mondiale. E hanno giocato a padel con me. Bello, bello. Quindi, sai chi fa questa roba qua? Un cazzo di nessuno, solo io, zio porco, solo io faccio questa cosa. Quindi 8 ragazzi, aereo, gratis, in Qatar, villa. Con in giardino c'era un campo da padel. E poi io ho giocato con loro un pomeriggio, tutti i pomeriggi con loro, abbiamo giocato a padel. Bellissimo. E poi dopo tre giorni sono tornato in Italia. Uno spettacolo. Uno spettacolo. Io poi devo dire una cosa, che tutto questo non capita a caso, non piove dal cielo. Cioè, quello che Bobo fa adesso, la Bobo Summer Cup, c'è stato un periodo della vita, lo facevi gratis a Formentera. No. Lì che mi è venuta l'idea. Esatto, cioè in realtà tutte le tue idee nascono perché prima ti ci metti. Sì, prima riesco a farle in qualche maniera e poi, sì, poi riesco a definirle un po'. Bravo, elabori, bravo, la parola è giusta. Max. Sai che Max fa il procuratore, manager, tutto. Beh, le parole. Cantanti, dà delle fiammate ai cantanti, 20-30%. Quindi dai, bene. E la Bobo Summer Cup si rifà? Si rifà quest'anno 7-8-9 luglio. Poi mi sa 21, 22, 23 luglio, ogni due settimane, perché devo spostare questa carrozza di 6-7 tir. Perché mettete giù il campo. Cemento, c'è internet, c'è i satelliti, c'è di tutto. E poi 3-4 agosto, l'ultima tappa. Beh. Tra poco vi dirò dove li faccio. E niente, basta. Bene, poi dopo... mi sembri abbastanza impegnato. Adesso vai a fare la Bobo TV? Alle 9 iniziamo, sì. Alle 9. Caffè e alle 9 iniziano le fiammate. Non è che sei stanco che... Sono distrutto. Ma infatti, non ma è io... che... Ogni tanto vedo che vanno giù gli occhi. Sì, sì. Lo vedo. Sono spapolato. Lo vedo. Infatti io sto sul computer a chattare con la gente e gli altri tre parlano. Va bene. Bobo, ti abbraccio. Complimenti ti per tutto. Ti aspettiamo comunque alla Bobo TV. Ti aspettiamo quando vuoi venire. Vengo. Voglio venire a vedere la postazione del gaming. Voglio venire a vedere. Dai, fra poco vengo. Salutami, ragazzi. Ti abbraccio forte. Un abbraccio, Max. Ciao, Bobo. Ciao. Ciao a tutti.